a valle del punto di guasto. Un anello chiuso, diciamo, risolve questo problema, ha una complicazione nella definizione delle protezioni, però la selettività logica, direzionale e così via di seguito, si riesce, diciamo, a venire fuori dalla complicazione e dalla gestione, diciamo, c'è sempre una gestione un po' più complicata. L'anello aperto è una soluzione intermedia perché, diciamo, innanzitutto quando interviene il guasto io non perdo tutte le cabine, ci sarà un ramo sano e un ramo guasto. Quello che poi posso fare è riprendere il servizio aprendo il ramo guasto e chiudendo quello sano, e quindi riprendo tranquillamente il servizio, non in maniera velocissima, ma lo posso fare. Molto efficace invece il doppio radiale, dove io divido le cabine su due radiali distinte, se c'è il guasto perderò solo una parte delle cabine, però poi la cabina stessa staccata la commuto sull'altra radiale che è rimasta connessa. La rete stellata è una soluzione che rende più facile la selettività, però è chiaro che se c'è un guasto perdo la cabina, e allora posso fare la cosiddetta rete a petri, cioè prevedere dei collegamenti, magari anche non protetti perché sono provvisori o protetti dalla protezione a monte, con cui vi alimento la cabina che è stata. Tutto questo nasce perché la taratura delle protezioni richiesta al distributore ha per alcuni guasti, tipo il cortocircuito franco, dei tempi di intervento davvero ristretti. Per certi versi, anche il guasto a terra, diciamo, per certi livelli di guasto a terra, c'è lo stesso problema, ma diciamo meno pesante, perché minimo andiamo a 170 millesimi di secondo. Allora, una soluzione che secondo me viene poco sfruttata è quella del doppio montante, cioè il distributore consente di avere due dispositivi generali, dove per quello che riguarda il cortocircuito tutte e due li posso tarare al massimo, mentre per il sovraccarico la somma delle tarature deve rispondere a quello che chiede il distributore. Poi possiamo andare al distributore per gli impianti più grandi e chiedere, diciamo, delle, come dire, tarature diverse. Uno degli impianti che consente, diciamo, di fare tarature meno severe è quella con trasformatore intermedio, cioè se io alla consegna del distributore ci metto un distributore triangolo, per esempio un triangolo STEL, come volete, in realtà io disaccoppio la rete sia alla sequenza omopolare, quindi che vuol dire? Che i guasti a terra che ho a valle non vengono visti dal distributore, quindi ho solo un livello di protezione da fare, quel che mi ha detto il distributore qua. A valle io posso cambiare le tarature come voglio, a parte il fatto che la corrente di guasto diventerebbe molto bassa, quella di guasto a terra, perché dipende dalla lunghezza della rete. E come vi ho detto, diciamo, c'è anche un salto della corrente di cortocircuito, perché in mezzo c'ho l'impedenza di cortocircuito del trasformatore. Quindi il trasformatore intermedio avrebbe, diciamo, una grossa possibilità non solo di rivedere le protezioni, ma addirittura di giocarmela tutta sul dato media tensione. Qua posso cambiare lo stato del neutro, posso mettere anche il neutro messo a terra con impedenza, posso fare quello che voglio, d'accordo? L'importante è che io corrispondo alle richieste dell'autorità in questo punto. Quali sono i problemi? Il costo impianto, perché devo mettere questo trasformatore e se ne metto uno solo sono un po' suicida, devo pensare che si possa anche guastare, e il costo energetico, perché questo trasformatore avrà i suoi consumi permanenti di perdite del ferro più quelli di perdite del rame. Anche se devo dire che dal 1 luglio 2021 inizia la seconda fase dell'efficienza energetica dei trasformatori, anche se ne stanno discutendo per capire se rinviarlo o meno. E quindi arriveremo, dopo la prima fase, quella partita a luglio del 2015, una seconda fase di trasformatori ancora più prestazionali e quindi con consumi più ridotti. Allora, l'ideale secondo me è farsi una rete di questo tipo, cioè una consegna a 15 kV, metto un trasformatore intermedio, questa è una cabina di trasformazione in realtà, e poi dopodiché faccio l'uscita a 15, a 6 kV come voglio e mi gestisco il neutro e le protezioni come dico io, avendo la continuità. In parte questo è possibile anche per la bassa tensione, dove sono previsti 3 DCL, e sulla bassa tensione vorrei mettere in evidenza una cosa che dobbiamo valutare anche come CEI,
qual è la corrente di dimensionamento dei montanti, no, che vanno alla mia utenza. Il contatore 2.0 può lavorare per 92 minuti con il 30% in più della potenza disponibile. Quindi un contatore a 3 kW può lavorare a 4 kW per 92 minuti, un contatore a 15 kW può lavorare a 20,9, quindi quasi 21 kW, con questa potenza. Quindi la montante andrebbe dimensionata non per le vecchie correnti della potenza disponibile, quanto secondo me per la potenza massima, perché 1,32 il carro si scalda, abbiamo già superato la inerzia termica del carro. Il problema del dimensionamento, e qua mi avvio alla fine prima che mi abusi del fatto che stiamo a distanza e quindi l'ingegner Bosiccio non può spararmi una fucilata, il problema del dimensionamento delle linee nasce, cioè è diffuso in tutto poi l'impianto. Perché se io prendo una TAC, d'accordo, la TAC che guardate ha un ciclo di lavorazione teoricamente di 14 minuti, poi va bene, c'è il paziente impressionato che inizia a gridare, quindi i tempi aumentano, però guardate, la TAC lavora per poco tempo, tant'è che ha un consumo energetico non straordinario per certi versi, perché c'ha le fasi, prima si scansiona il paziente, lo si riposiziona, si fa di nuovo la scansione, poi c'è la scansione assiale senza mezzo di contrasto, se è un TAC addome, poi si fa l'iniezione di contrasto che sempre in automatico è telecomandato, si fa la scansione elicoidale, poi si fa la scansione assiale e finalmente l'esame è finito. Quindi tranne le fasi di scansione noi abbiamo sempre correnti molto basse, potenze molto limitate e c'è un rapporto quasi 1:6. Quindi diciamo qua stiamo sui 55 kW e qua stiamo su 12 kW quando si fa l'iniezione. Quindi il problema è che noi abbiamo una macchina con notevoli spunti, con una corrente nominale diciamo limitata, e allora il problema è, attenti, il cavo va dimensionato per la corrente nominale termicamente, ma per la corrente di spunto, per la caduta di tensione, perché se io creo una caduta di tensione eccessiva, la macchina potrebbe non funzionare correttamente, potrebbe andare in blocco. Peraltro, il sovradimensionamento della linea in riferimento alla caduta di tensione mi riduce anche la distorsione armonica, perché noi dimentichiamo sempre che la distorsione armonica in rete è determinata dai carichi non lineari, qual è questo qua. Però di fatto è determinato dalla caduta di tensione che viene provocata dalla corrente distorta. La sezione sovradimensionata è quella che poi mi riduce questa caduta di tensione. Quindi è il primo intervento per migliorare la qualità del servizio è quello di andare un po' a